il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Ma sta una pittura. Il signor Severoni è fuori da un bel po' di tempo. Questa la uso. Prego, sì, sì, tanto. Signor Severoni. Io. Non le sembra di essere stato fuori un po' troppo tempo? Sono uscito adesso. Lei è uscito con la scusa di andare in bagno. Sono andato in bagno. Per bivaccare. Allora sa cosa facciamo? Se ne sta fuori anche lei. Chiaro? Bene. Prego. Quando penso a parole tipo soggetto, attrezzo e personaggio, mi viene in mente Zilli. Mi sa che la sosta in bagno di Damiano durerà fino alla fine della lezione. Toccherà trovare un modo per passare il tempo. Occhio che se ti vede la cuore. Caramella di grizza, buona. Very nice. Tutto chillar, capito? Anche loro chillano. La mia opera si intitola Sguardo di lacrime, perché come si può notare, cioè, diciamo, la cosa che emerge principalmente sono gli occhi. E appunto queste lacrime che, diciamo... Non si preoccupi, eh? Che, diciamo, sgorgano dagli occhi, rappresentano quello che c'è veramente nella persona. E questo però alla fine va quasi a coprire la persona stessa. Cosa nascondono? Cosa vogliono nascondere quelle lacrime? Le emozioni. Cioè cosa prova una persona, come si sente rispetto agli altri. È brutto apparire deboli agli altri, quindi uno cerca di nasconderlo. Però a sua volta... Chi l'ha detto che è brutto apparire deboli? Non abbia paura di apparire fragile. Credo che dovrei imparare a mostrare più me stessa, cioè le mie emozioni, ma anche a parlare delle mie paure, di cosa mi fa star male. È molto bello il suo lavoro. Grazie mille. Giulia per la prima volta ha dimostrato delle debolezze, ma comunque ha dimostrato ciò che in realtà è. Signorina Bazia, vedo un'esplosione di blu. Prego! Questo qui è il mio bellissimo ritratto. Non è un ritratto, però dai, non sono così brutta. Oh, titolo del lavoro? La tristezza di un individuo. Secondo me rappresenta molto la tristezza, perché ridi, Zelda? Perché mi piace un sacco gli occhi. Sono tristi gli occhi, Zelda. Non so, mi fa ridere. Ma signorina Nobile, le fa ridere la tristezza della sua compagna? No, la tristezza del quadro. Non ci posso fare nulla, veramente mi fa ridere. Scusami, mi piace tanto, però ha qualcosa di umorista. È stata cattiva, Zelda, non te la perdono. No, ok. Ti stavo parlando comunque di una roba che mi affligge abbastanza spesso, e vedere una che ride. E perché? Perché mio quadro è brutto, cioè, ragazzi. Vabbè, è brutto, può dirlo, cioè, nel senso, non è brutto. Allora, io direi che per oggi abbiamo terminato. Arrivederci. Io non ho sentito fuori luogo. Pupina, ti prego ancora, Pupina, fammi un attimo. Non avercela con me, per favore, salve. Ho fatto un disastro. No, sì, fa bel sognoglio. In piedi. Prego. Signorina Angius. Eh? È in piedi? Sto camminando. Bene, perfetto. Arrivederci, discenti. Arrivederci. Signor professore. Che fatica queste lezioni.